Il marketing è un gioco di squadra, soprattutto se parliamo di piccole e medie imprese, soprattutto se parliamo del tessuto italiano. Ricordiamoci che il 95% delle aziende italiane hanno meno di 5 operatori e fatturano meno di 2 milioni di euro, quindi stiamo parlando di micro e nano imprese. Il marketing è un gioco di squadra, non puoi pensare di avere una o due persone che rappresentano il tuo marketing. Il marketing è fatto di strategia, marketing strategico, è fatto di operatività, marketing operativo, la comunicazione è figlia del marketing, il marketing lavora per le vendite e ci vuole quindi una direzione commerciale, una direzione vendite, quindi anche se sei una piccola impresa che fattura 1 milione di euro, lavorando nel B2B hai bisogno di 4, 5, 6 persone che lavorino al tuo marketing e alla tua direzione vendite. Quindi il consiglio che ti do è: gioca di squadra, decidi gli elementi che hai a disposizione internamente e chi può essere della squadra in outsourcing, ma fai la squadra, organizza la tua squadra e pensa da squadra. Non pensare di avere le competenze self-made interne alla tua azienda per fare tutto, anche perché, ripeto, basta mettere 4 ragionamenti assieme per capire che hai bisogno di un team, anche se sei, come dicevo prima, una piccola impresa. Ecco, l'errore che commettono spesso molti imprenditori è quello di pensare che una persona o due possano fare il marketing della loro azienda. Una persona può fare il marketing strategico, può delineare linee guida, poi certamente non può fare il marketing operativo, non può fare la produzione di contenuto, non può fare la gestione delle campagne, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi hai bisogno di una squadra, decidi per bene che squadra vuoi avere, valuta il team e gli elementi della tua squadra, ma gioca di squadra.